in questa puntata commemorazione a David Sassoli. Matteo, Gianni e Landi sono i grandi elettori della Toscana. Elisa Tozzi lascia la Lega. Un presepe da Castel Fiorentino. Una rosa bianca appoggiata su un tavolo accanto alla bandiera blu stellata dell'Unione Europea, nell'aula riunita in memoria di Davide Sassoli, poi in ascolto del videomessaggio che il Presidente del Parlamento Europeo inviò all'Assemblea Toscana in occasione della seduta solenne per la Festa dell'Europa lo scorso 11 maggio, salutato al termine con un lungo applauso. Il Consiglio regionale della Toscana ricorda così la figura di Davide Sassoli, morto l'11 gennaio scorso. Io oggi ho voluto ricordare in aula la figura di David Sassoli. David Sassoli amava la Toscana, David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, assemblea legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca, che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti. Un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Matteo, il Presidente della Giunta Eugenio Giani e il portavoce delle opposizioni Marco Landi sono i grandi elettori della Toscana che da lunedì 24 gennaio a Roma parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. I grandi elettori, come da tradizione, sono in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza che delle opposizioni. Ma io sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta la sera alle 19 già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentari o di grande elettore. Il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza e indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'Isola d'Elba, tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere, e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera
migliore e più alta possibile. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ha trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori. E la Toscana sarà partecipe dell'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi ai tre grandi elettori della Regione Toscana, di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale per conto nostro, tutti gli elettori della Regione Toscana. Noi come maggioranza abbiamo proposto come grandi elettori per la Toscana i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine, ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tant'è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. L'auspicio ora è che ai tre che sono stati eletti come grandi elettori del prossimo Presidente della Repubblica sia riservato la possibilità di eleggere un Presidente che sia il degno successore del Presidente Sergio Mattarella, che io ho colto l'occasione per ringraziare per il modo, l'autorevolezza, il prestigio con il quale ha rappresentato l'Italia in questi 7 anni. Ecco, le difficoltà che stiamo attraversando in Italia, in Europa e nel mondo hanno bisogno di un prossimo Presidente che sia il degno erede di Sergio Mattarella e quindi l'auspicio che ci sia in Parlamento la capacità di individuare una figura che sia il garante dell'unità nazionale e del prestigio dell'Italia in Europa e nel mondo. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia. E dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne, donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività, però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini, pochissime donne.
E dispiace che nessuno si sia voluto far carico di questo, neanche il Partito Democratico. Questo lo sottolineo proprio perché secondo noi è una frattura grave anche di fiducia per quanto riguarda la rappresentatività. Elisa Tozzi, ex consigliera regionale leghista fuoriuscita dal Carroccio a partire dal 1 febbraio, farà parte del gruppo misto. Gruppo misto che però ancora non esiste nell'Assemblea Toscana, ma Tozzi ne ha già depositato la richiesta di costituzione con il nome di Toscana Domani. Certamente è stata una scelta non facile, dopo aver condiviso un anno di un percorso consigliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare diciamo nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto il profilo anche dell'evoluzione e della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente settario, un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze, un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione, che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi, soprattutto come consiglieri regionali, come coloro che si pongono come classe dirigente. Non è possibile, come dire, rimanere all'interno di una costruzione che forse oggi dovrebbe maturare e porsi più al passo coi tempi rispetto invece a una situazione che ho trovato non ricettiva su alcuni passaggi. Ecco, questo è quanto. Anche a livello di linea nazionale è rimasta sempre una linea molto ambigua, una linea che non ha voluto mai dare chiarezza ed evolversi in una direzione che forse anche dentro questa consigliatura, questo consiglio regionale, rischia di relegare la Lega più, diciamo, ad un ruolo di marginalità rispetto alla centralità che invece aveva all'inizio come forza trainante del centrodestra. Ci sono questioni che purtroppo riguardano la maturazione del partito e questa maturazione in termini di contenuti, magari meno like, meno personalismi, ma forse anche più, come dire, guardare anche alla qualità, al merito, alla prospettiva, ecco, su questo poi dopo alcuni equilibri si rompono perché poi le visioni cominciano ad essere diverse. Io credo invece che oggi la politica debba andare nella direzione di recuperare credibilità, soprattutto in un momento difficile come questo. Quindi la sfida grande è quella soprattutto di riuscire a ridare una speranza alle persone in una fase diciamo difficile come quella che stiamo vivendo. Questa è la grande sfida. Se non la si coglie ma si preferisce rimanere all'interno di un orticello sicuro, ecco, allora è lì che comincia, diciamo, ad inclinarsi un equilibrio. Uno sforzo in più io credo che andasse fatto in questo anno. Questo sforzo non è stato possibile portarlo avanti ed è evidente che chi crede invece nella necessità di un profondo rinnovamento della politica, di un percorso che deve portare a concretezza, che deve dare anche che deve superare anche nell'ambito del centrodestra, io credo, quella contrapposizione ideologica che troppo spesso porta la coalizione di centrodestra a non porsi in modo innovativo rispetto a ciò che invece potrebbe essere in Toscana. L'Associazione Nazionale Città dei Presepi ha prestato nel periodo delle festività natalizie, come consuetudine consolidata negli anni, una rappresentazione presepiale alla presidenza del Consiglio regionale. Quest'anno la naturale rotazione tra le città aderenti ha visto arrivare alla presidenza una pregevole opera proveniente da Castel Fiorentino, in provincia di Firenze. Ringrazio l'Associazione Terra dei Presepi per aver voluto, come ogni anno, donare questo presepe al Consiglio regionale, un modo per mandare un messaggio di speranza in un tempo difficile. Grazie a Stefano Mattii, grazie al sindaco di Castel Fiorentino, ad Alessio Falorni e al collega Enrico Sostegni per aver aiutato a fare in modo che questo presepe potesse essere qui insieme a noi. Terra dei Presepi svolge un lavoro fondamentale che è quello di far crescere nella nostra regione la cultura del presepe. Il presepe manda un messaggio forte, lo manda ai più grandi e ai più piccoli, un messaggio di speranza, quella speranza che in un tempo così difficile è qualcosa di veramente bello, grande e importante.
È un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e valorizza non soltanto l'iniziativa specifica di Castelfrentino, a cui noi siamo particolarmente affezionati e che ogni anno porta sul nostro territorio tantissimi visitatori, ma anche il movimento più ampio che si è creato a livello toscano e che adesso unisce tante vie dei presepi del territorio regionale. E io credo che sia un elemento significativo perché non soltanto sta nella nostra tradizione, ma è